Si è conclusa la 12ª edizione dell'Aquila Film Festival con un grande successo di pubblico, secondo gli organizzatori. A parlarne è Federico Vittorini. Chiudiamo la 12ª edizione del festival, è un bilancio molto positivo. È un festival che di fatto è una stagione cinematografica, durata quest'anno 4 mesi, con oltre 40 film proiettati. Abbiamo avuto un ottimo riscontro e siamo riusciti in parte, per quel poco che possiamo, anche a rianimare una parte della città lì nella zona del Palazzetto dei Nobili. Il voto del pubblico ha premiato Razzia del regista franco-marocchino Nabil Ayouch. Ambientato in Marocco, racconta l'intreccio di 5 storie attraverso le quali dall'inizio degli anni 80 sino ai giorni delle primavere arabe seguiamo i cambiamenti sociali e civili del paese nordafricano. Gli studenti dell'Università degli Studi dell'Aquila, del Centro Sperimentale di Cinematografia e dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, invece, hanno raccontato il loro lavoro di valutazione delle opere partecipanti al concorso Cortometraggi, accompagnati dai coordinatori Mircolino, Alessia Moretti e Ornella Calvarese, e dal fumettista ed esperto di animazione Alberto Mascitti. Hanno premiato il regista iraniano Mohammad Farahani per lo struggente From Akash Will Love, storia disperata ambientata tra le devastazioni di Daesh in Siria, e il giovane regista napoletano Francesco Filippini per Simposio Suino, il re minore. Fa sempre piacere ricevere un premio, poi sicuramente da una giuria che è composta da ragazzi, quindi insomma una giuria vera che poi è anche il pubblico di un'opera cinematografica. L'ultimo dialogo del cinema ha visto protagonista il professor Massimo Fusillo e l'attrice Carolina Crescentini, madrina d'eccezione di questa edizione dell'Aquila Film Festival, che hanno ripercorso una buona parte della biofilmografia dell'ospite tra aneddoti e ricordi. L'attrice romana si è sentita immediatamente a suo agio all'Aquila e ha raccontato anche il suo primo incontro con questa città. Io sono da un lato comica e lieve e in altre occasioni assolutamente verticale. Quindi è come quando mi trovo su un film drammatico, riesco a tirar fuori una parte di me, in un film comico l'altra. Non ho mai voluto essere etichettata come attrice. Voglio essere un'attrice. Un'attrice significa semplicemente essere a disposizione di una storia da raccontare, a prescindere dal genere. Mi sembra che molte cose siano state ricostruite, altre no. Ora io ho fatto un piccolo giro, quindi non lo so, dovrei girare di più. Però sicuramente meglio di 10 anni fa.